Benvenuti a tutti o bentornati sul mio canale. Innanzitutto buon anno e questo è il primo video del 2022 e comincio subito con qualcosa di particolare, la realizzazione di un traliccio metallico in scala 1.72 per un diorama che sto portando avanti pian piano. Per la realizzazione sto utilizzando questo Plasticard Evergreen che potete cercare e trovare su qualsiasi negozio di modellismo online, che è molto pratico in quanto permette di realizzare qualsiasi cosa in plastica e quindi con molta semplicità, e allo stesso tempo permette di avere vari spessori, vari profili e varie dimensioni. Per la base del mio traliccio metallico ho realizzato questo foam blu della K, quello che voi avete visto già in precedenza per la realizzazione del muretto, che andrà nello stesso diorama. Questo Plasticard, tra l'altro, è anche molto ben lavorabile in quanto si taglia semplicemente con un cutter o con un bisturi, come sto facendo in questo caso. Nonostante lo sfondo sia bianco, si riesce più o meno a vedere quello che sto tagliando a misura. Per prima cosa ho preso degli spunti da dei tralicci e così sono partito con la realizzazione delle prime parti, le prime parti a forma di L, che poi sono le parti che andranno, come vedete qui, in verticale. Con la Vinavil e ho incollato le prime quattro parti. È stato molto difficoltoso far aderire il Plasticard al foam, però con un po' di pazienza alla fine ci si riesce. Quest'altra parte, quest'altro profilo differente di Plasticard mi è servito per realizzare in questo caso le traversine orizzontali. Anche in questo caso mi sono aiutato con un bisturi e con un taglierino per tagliare a misura. È un lavoro piuttosto lungo in effetti, che mi ha portato via svariate ore. Per incollare il Plasticard, tra l'altro, potete utilizzare o la Vinavil o anche la colla per plastica, quindi ad esempio la Tamiya Tappo Verde. Ho iniziato quindi a realizzare la parte superiore così da avere la distanza maggiore tra le traversine e poi, come vedete, ho continuato a lavorare in questo modo per la realizzazione di tutto il traliccio. Ripeto, è stato un lavoro che mi ha portato via 3 o 4 ore addirittura, in quanto è stato tagliato pezzo per pezzo, come vedete in questo caso, ed è stato incollato con molta accuratezza grazie anche a questa colla. Ovviamente vi potete aiutare anche con delle pinzette, in quanto sono dei pezzi piuttosto piccoli e come vedremo le pinzette sono necessarie in un passaggio successivo. Come tutti i tralicci che si rispettino, c'era bisogno di inserire dei bulloni. Bene, questo rod faceva il caso mio. Ho affettato, possiamo dire così, questo rod in piccolissime parti. Anche questa è stata un'impresa, in quanto molte parti che ho tagliato me le sono perse, quindi ho dovuto ritagliarlo. E vediamo quindi che pezzi piuttosto piccoli. Anche in questo caso colla Tamiya Tappo Verde, delle pinzette e ho in questo caso inserito i bulloni. È stata veramente veramente difficile anche in questo caso e questo passaggio sicuramente ha occupato credo un'oretta in tutta la realizzazione del pezzo. Potete vedere in questo modo come è stato realizzato il traliccio e quanti sono i bulloni che sono stati inseriti. Finalmente, dopo aver finito la parte più complicata in questo progetto, è iniziata la colorazione. La colorazione è partita da una base nera. Su
sulla quale poi ho inserito del color marrone. E poi sempre della Italeri, questo gunmetal e un flat rubber. Poi nella scheda riassuntiva finale, che inserirò anche nella community di YouTube, potrete vedere nel dettaglio i codici dei colori che ho utilizzato. Sto realizzando queste schede riassuntive in modo tale da rendere più pratico e più semplice la realizzazione di un progetto simile a questo mio. In questo caso, come vi dicevo, dopo la base nera ho realizzato la base marrone, sempre utilizzando l'aerografo. Una volta fatto ciò, con il flat rubber e del gunmetal mischiati, ho iniziato a dare la base vera e propria del traliccio. Volevo realizzare un color metallico. Ovviamente poi la cosa importante sarà la parte successiva, ovvero la ruggine, in quanto questo traliccio sarà abbandonato in un diorama che poi vedrete. Ok, la colorazione del traliccio è finita. Ora con una spugnetta e con questo colore, con questo rust, quindi con color ruggine, ho voluto realizzare delle prime scrostature, diciamo così. Mi sono aiutato con questa spugnetta e con tanta pazienza anche in questo caso. Ho picchiettato la superficie con molta tranquillità e andando veramente a lavorare con molta parsimonia, diciamo così. Infine, con del colore acrilico più chiaro, ho realizzato delle variazioni di colore. Inoltre, con questo colore acrilico ho anche realizzato la base in cemento, andando a simulare quindi un colore piuttosto chiaro. Queste variazioni di colore mi sono servite ovviamente per appunto dare un tocco in più al traliccio. Poi con questo filtro della MIG ho voluto realizzare un primo e proprio invecchiamento, diciamo, partendo dalla base ho poi anche coperto completamente il traliccio. Ora è arrivato il momento degli effetti speciali, diciamo così. Questi prodotti della AK, che sono semplicemente un lavaggio color ruggine e dopo vedrete un deposito sempre color ruggine, ho iniziato a realizzare la ruggine vera e propria. In questo caso, con questo wash, ho ricoperto interamente la superficie cercando di dare comunque un criterio. Un pennellino piccolo e poi ecco qui i primi risultati. Ovviamente mi sono aiutato anche in questo caso con dell'acqua raggia, che non si vede nel video, però tenetela vicino a voi, o comunque anche il diluente stesso per questi colori della MIG, della K e quello che sia. Vedete come sia piuttosto semplice e devo dire in questo caso che con questi colori mi sono trovato bene, in quanto hanno già la colorazione che serve e soprattutto si stendono anche in modo piuttosto semplice. I depositi di ruggine anche sono piuttosto, possiamo dire, utili, in quanto permettono di avere una colorazione già comunque vicina alla ruggine e permettono quindi di depositare in alcune superfici dei depositi appunto maggiori di ruggine. Ecco in questo caso come sto lavorando. Anche questo video è giunto al termine. Sta giungendo al termine con le ultime immagini. Mi dispiace anche questa volta per la voce che purtroppo è, come sentite, un po' diciamo vittima del raffreddore, e spero che questo video vi sia piaciuto, il primo del 2022. A breve avremo nuovi video e per ora grazie a tutti e buon modellismo. Ci vediamo al prossimo video.